Peppa si ammira allo specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu la più bella, Peppa. Miau. Ciao, ciao, Peppa. Ciao, ciao, io sono la principessa delle fate. Io sono una strega. Miau. E ho con me la bacchetta magica. Guarda, ho la bacchetta magica anche io. Io posso trasformarti in un rospo. Se voglio posso trasformarti io in un rospo. Dinosauro. Oh no, George ha paura della sua immagine riflessa. Oh, che sciocchino, George, non piangere, sei tu quello riflesso nello specchio. Allora, è arrivato il momento di decidere chi di voi indossa il costume più bello. Ci serve un giudice. Visto che la festa è di Peppa, forse può fare lei il giudice. Lo faccio io faccio il giudice. Papà, cosa fa il giudice? Semplice, il giudice decide chi ha il costume migliore. Oh, benissimo! Peppa deve scegliere il costume migliore. Susie, posso vedere il tuo costume, per favore? Io sono l'infermiera Susie e faccio guarire gli ammalati. Molto bene, infermiera Susie. Adesso Danny Cane. Io sono un pirata, vento in poppa marinai. Candy Gatto. Miau. Sono una strega, posso trasformarti in un rospo. Ma io sono una principessa delle fate e trasformo te in un rospo. Bambine, bambine! Scusa, mammina! A chi tocca ora? Io sono un pagliaccio! Davvero divertente! Tu chi sei, Rebecca? Io sono una carota! Molto carina! E il mio fratellino George, invece, è uno spaventoso dinosauro! Tutti i vostri costumi sono molto belli! Evviva! Questo è l'abito della regina. È molto, molto carino. Guarda, Peppa, questa è la corona d'oro. Accipicchia! Che oggetti meravigliosi! Mammina, ma dov'è il televisore della regina? Non avevano il televisore a quei tempi. Oh, non avevano la televisione? Però avevano i computer, vero? No, non avevano nemmeno i computer. E che cosa facevano tutto il giorno? Mammina, se io fossi una regina, mi metterei a mangiare tutte le fette di torta che voglio. Peppa immagina di essere una regina. Squisita! Gradisce qualcos'altro, regina Peppa? Sì, altra torta, per favore. Ma certo! Andiamo, coraggio. Arrivo, papà. Papà, io sono la regina Peppa e tu ti devi inchinare quando parli con me. Oh, sono terribilmente dispiaciuto, vostra altezza reale. E tu chi sei adesso? Io sono il tuo papà. Deve essere una cosa molto interessante. Sì, è una cosa molto interessante. E che sala è questa? Questa è la famosa sala del dinosauro. La sala del dinosauro? George, hai sentito? Questa è la sala del dinosauro. Dinosauro! E dov'è il dinosauro, papà? Da qualche parte nella sala. Veramente qui non lo vedo. Quindi deve essere molto, molto piccolo. In realtà Peppa è molto, molto grande. Ci picchia! Questo è lo scheletro di un vero dinosauro, ragazzi miei! Dinosauro! Peppa tiene il tubo e la mamma apre il rubinetto. Dov'è finita l'acqua? Peppa e George vanno matti per la piscina gonfiabile. Gelato, gelato! È la signora Coniglio, la gelataia! Gelato! Quando fa molto caldo, la signora Coniglio vende il gelato. Mamma, papà, possiamo prendere
vorrei il gelato, per favore. Va bene, visto che oggi fa così caldo, io vi do il mio permesso. Urrà! Ah! Posso prenderne uno anch'io, vero? Il gelato piace a tutti. Salve, signora Pig, Peppa e George. Buongiorno, signora Coniglio. Che tipo di gelato volete? Potrei avere un cono, per favore, signora Coniglio? Ma certo che puoi, Peppa. Grazie tante. Un cono anche per me e lo stesso per mio marito, per favore. E che gelato prende il nostro giovanotto George? Dinosauro! Un dinosauro? Sei uno sciocchino. Sa, lui risponde sempre dinosauro quando gli chiedi qualcosa. Beh, allora sei proprio fortunato perché mi è rimasto l'ultimo ghiacciolo a forma di dinosauro qui. Dinosauro! George, mangialo quel ghiacciolo prima che si sciolga. Dinosauro! A George piace talmente il suo ghiacciolo a forma di dinosauro che non lo vuole mangiare. Molte grazie, signora Coniglio. E buon divertimento! George, ti ho detto di mangiare quel ghiacciolo prima che si sciolga e... cada in terra. Che peccato, il ghiacciolo a forma di dinosauro di George si è sciolto ed è caduto a terra. Non importa, George. Prendi un po' del gelato di papà. Vedrai che non ci rimarrà male. Questi spaghetti sono veramente deliziosi. I più buoni che abbia mai mangiato. Si vede proprio che voi due siete fratelli. Uguali in tutto e per tutto. Che cosa intendi dire? Siamo completamente diversi. Io e i miei due cuginetti stiamo preparando uno spettacolo di burattini. Ottima idea! Quando è pronto, chiamateci! Ci vediamo dopo! Uno spettacolo di burattini? Sembra divertente. Ho il tempo di mangiare ancora un po' di spaghetti. Ne vorrei anch'io un'altra porzione. Lo spettacolo di burattini sta per cominciare. Buongiorno, io mi chiamo Chloe. Io invece mi chiamo Peppa. Oh, è un dinosauro! Un dinosauro spaventoso! I miei complimenti, siete molto bravi! Bravi, Bis! Io sono lo zio Pig. Ciao, zio Pig! Buongiorno, Peppa! Ti assomiglia moltissimo! Ho paura di essermi riempita troppo la pancia oggi! Ma che bella mangiata! Zio Pig, anche oggi crollerai a dormire e ti metterai a russare come sempre? Che cosa intendi dire? Mio padre dice che dopo pranzo crolli sempre addormentato e russi ad alto volume. Così, guarda. Tuo padre ha ragione. È vero che russo così. Che ti avevo detto, caro? Non avresti dovuto dire quelle cose dello zio. Io non penso proprio che il papà e lo zio ti stiano ascoltando, cara. Il papà e lo zio si sono addormentati. Si vede proprio che sono fratelli. Cosa è successo? Lo spettacolo di burattini è già iniziato? Probabilmente dovrei fare un po' di ginnastica. Sì, papà caro. Beh, inizierò da domani. Caro, se vuoi farlo davvero devi iniziare subito. Sta tranquillo, papà, sarò la tua allenatrice. Va bene. Peppa, hai il compito di rimettermi in forma. Da cosa cominciamo? Prima devi fare un po' di flessioni a terra, vai. Facile. Uno. Due. Molto bene, papà. Ora devi farne come minimo 155. 155? Certo! Avanti, bambini, aiutatemi a preparare il pranzo. Vi do una mano anch'io. No, papino, tu devi fare 155 flessioni, ricordati. Uno. Due. La mamma, Peppa e George sono in cucina a preparare il pranzo. Mentre il papà non ha ancora finito le flessioni. Papà se la sta cavando molto bene. 10. Sì. 11, speriamo solo che non sia troppo 12, duro per lui. Vado a controllare. 13. 14. 15. 16. 17. Papà! Sei un imbroglione. Dovevi fare le flessioni a terra, però. C'era un programma interessante in televisione. Brutto cattivone.
Può darsi che papà abbia più successo a pedalare sulla mia vecchia cyclette. Ah, mi sembra un'ottima idea. Così potrò pedalare e contemporaneamente vedere la televisione. È un'impresa impossibile. Questa cyclette è troppo rumorosa. Non si sente la televisione. Dobbiamo trovare un esercizio adatto a te. Ideona! Puoi farti un bel giro sulla mia biciclettina. Giusto! Penso che una bella boccata d'aria ti farebbe bene. Il papà sta per fare un giro sulla biciclettina di Peppa. Papino, quelli sono i pedali. Qua ci sono i freni e questo è il campanello. Sì, sì, grazie Peppa, lo so. Ciao, ciao! Ma cosa sta succedendo là sopra? Che cos'è tutto questo chiasso? E guardate che disordine che c'è sul pavimento! Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male! Qualcuno è già scivolato e si è già fatto male! Oh no, povero tesoro! Avanti, bambini! È ora di mettere in ordine la stanza! Mamma mia! Noi stavamo giocando a bambole e dinosauri, però! Potrete riprendere a giocare quando avrete messo in ordine! Ma è stato Giorgia a mettere in disordine! Ne sei proprio sicura? E questa deve essere una delle magliettine di Giorgia, immagino! Ma... Beh, sicuramente anch'io ho messo un po' in disordine. Va bene, io aiuto Giorgia ad ordinare e la mamma aiuterà Peppa. Possiamo fare una gara, maschietti contro femminucce. È un'ottima idea, vediamo quale squadra finisce prima. Pronti ai posti, via! Vinceremo noi. Ma neanche per sogno. Ecco. Oh, e questo che cos'è? È da tanto che ti sto cercando. Presto, Peppa, metti Teddy nella cesta dei giocattoli. Ecco fatto. E adesso tocca ai libri. Così è molto meglio. E qui che cosa c'è? Dinosauro. Proprio così. Questo è un libro sui dinosauri. È uno dei libri animati di George. Questo è il feroce Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Molto bene. E questo invece è un brontosauro. Brontosauro. Sì. E questo deve essere un triceratopo. Ticitopo. Sei bravissimo, George.